Allora, ci dia un suo sguardo in cui ci accompagna anche verso la parte che ora svilupperemo, più prettamente fiscale, della vita quotidiana. L'elevato livello fiscale dell'Italia è un prezzo che paghiamo a una politica inconcludente o quali sono i difetti che lei da là può vedere? Ma io non vedo questo come problema principale italiano. Cioè, bisogna ricordare che l'Italia non cresce da più di 10 anni. Forse solo il Zimbabwe e Haiti sono cresciuti di meno dell'Italia negli ultimi 12 anni. E questo non è solo perché ci sono problemi, diciamo, di burocrazia o anche di rigidità nel mercato del lavoro di cui si è tanto parlato, che secondo me non è tanto più rigido di molti altri paesi. È proprio un problema di investimenti. Io trovo molto curioso che in tutta questa ora che vi ho seguito nessuno ha parlato di questo problema. Cioè, quest'anno il PIL italiano è uguale a quello che era nel 2001. E cosa faranno? Cioè, cosa si vuole fare in Italia per cambiare questo? Se si guardano tutti i fattori che fanno crescere la produttività e, diciamo, la crescita, perché la produttività è molto importante per la crescita, l'Italia è il paese più basso in tutto l'OECD, l'OCSE. E bisogna parlare di quello, perché sentivo prima che Renzi diceva che bisogna mettere soldi nelle tasche della classe media. Cosa vuol dire questo? Bisogna investire in alcune tecnologie, ma anche la ricerca, l'educazione, che per sfortuna in Italia, da quello che ho capito, hanno invece tagliato molto, e questo farà crescere il paese, che poi farà crescere anche la classe media. Invece si parla molto di sussidi, di agevolazioni, e anche se si guardano settori specifici, per esempio il solare, in Italia da una parte si sta facendo per esempio cose sui sussidi fotovoltaici, però non si sta investendo sugli apparati, infatti importano quasi tutto dalla Cina. È proprio questa, è una visione molto diversa da quello che porta alla crescita, e spero che se ne parlerà un po'. Sicuramente qua ne parliamo molto, ora ne parleremo ancora. Noi la salutiamo, la ringraziamo per essere stata con noi. Salutiamo anche il presidente Crocetta.